Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy. Oggi tratteremo un video molto importante che fa chiarezza su un aspetto, una funzione di GIMP molto importante e secondo me non trattata a dovere sul web, soprattutto in lingua italiana. Si tratta delle maschere di livello. Quindi condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma di fotoritocco GIMP, apriamo due immagini come livello, quindi file, apri come livelli. Io vado su usati di recente, utilizzerò queste due immagini, ovviamente scaricate sempre da Pixabay, sito di immagini senza diritti d'autore, quindi liberamente utilizzabili anche per i vostri progetti. Allora, ho invertito i livelli, quindi ho messo questo livello, lo chiameremo ragazza. E quello sotto lo chiameremo tramonto. Ok, allora andiamo intanto a dimensionare, quindi a scalare questo livello superiore e renderlo, diciamo più simile, più di dimensioni consone a queste due ragazze. Quindi andremo sul livello da ridimensionare, riduciamo l'opacità in modo da vedere più o meno la dimensione del livello sottostante. Clicchiamo sullo strumento scala, che è questo qui, e andiamo a scalare l'immagine in modo da renderla un po' più simile come dimensioni a quella sottostante. Ok, direi così scala. Riportiamo l'opacità al 100% e qui entrano in funzione le maschere di livello. Allora, le maschere di livello cosa sono? Sono praticamente delle vere e proprie maschere che noi mettiamo su quel livello sul quale ovviamente poniamo la maschera, ovvero andiamo col tasto destro sul livello ragazza, clicchiamo su aggiungi maschera di livello. Le proviamo tutte, almeno quelle più utilizzate, in modo da sviscerare bene l'argomento. Allora, mettiamo una maschera di livello bianco opacità completa. Cosa significa? Significa che mettiamo una maschera di livello trasparente, ok? Nel senso che mettendo questa maschera manteniamo l'opacità completa del livello, cioè la visibilità completa del livello. Infatti, se noi aggiungiamo la maschera, vedete che il livello rimane uguale, ok? Il livello sul quale agisce la maschera rimane uguale ed è colorata di bianco. Cosa significa? Significa che se noi andiamo poi ad agire sulla maschera, quindi clicchiamo non sul livello ma sulla maschera, prendiamo uno strumento che sia matita o pennello, quindi va bene pennello, magari con una dimensione abbastanza grande, poi dipende ovviamente dall'immagine che avete, da quello che volete fare. Agiamo ovviamente sulla durezza e sulla forza. Chiaramente di solito si va su una durezza e su una forza abbastanza bassa, in modo che i contorni siano abbastanza sfumati. E allora andremo a ripristinare intanto i colori di base, di default nero e bianco, e con questo ovviamente sapete che possiamo invertire i colori. Allora andiamo con il colore nero, quindi con il pennello nero, andiamo ad agire su questo livello. Vedete cosa succede? Se io clicco col nero, vado a rivelare il livello sottostante, quindi a cancellare questo livello, ok? Quindi vado a cancellare questa maschera. Vedete che è tutta bianca. Ovviamente, se io la dipingo di nero, la maschera scompare e io vado a rivelare il livello sottostante, ok? Quindi andiamo per esempio a rivelare le due ragazze. Ok. Qual è la cosa bella? La cosa bella è che se noi sbagliamo, quindi per esempio andiamo sull'ombrello in questo caso, noi cosa possiamo? Possiamo ripristinare il livello sul quale agisce la maschera. Ovviamente con quale colore? Lo avete probabilmente già capito, con il colore bianco. Quindi clicchiamo colore di primo piano bianco e andiamo a ripristinare il livello che sta sopra, ok? Eccolo qua. Questa è la maschera di livello d'opacità completa. Possiamo anche col tasto destro sulla maschera, mostra maschera di livello. Vedete, questa è la maschera che noi abbiamo fatto. Quindi vedete qui, per esempio, c'è una zona bianca. Possiamo con il nero andarla a coprire dicendo le zone bianche in modo da renderlo perfettamente visibile in questa parte. Riclicchiamo sul tasto destro, togliamo il mostro e vedete che abbiamo reso perfettamente visibile in questa parte il livello sottostante. Bene,
Possiamo poi dopo ovviamente fare applica maschera di livello e la maschera si applicherà sul livello. Se lo rendiamo visibile vedete che abbiamo cancellato questa parte. Ok, facciamo con Ctrl Z, cancelliamo quello che abbiamo fatto, quindi possiamo poi eliminare la maschera di livello. Se eliminiamo la maschera di livello ovviamente tornerà alla situazione di partenza. Altro caso, tasto destro, aggiungi maschera di livello, non bianco opacità completa, ma in questo caso nero trasparenza completa. Cosa succederà in questo caso? In questo caso, aggiungendo la maschera di livello, ci copre in questo caso il livello sul quale agisce la maschera di livello. Ok, come se fosse una maschera nera. E ovviamente, come avrete già capito, se noi andiamo questa volta con il pennello bianco, andremo a rivelare il livello soprastante. Ok? E se sbagliamo, andiamo per esempio a coprire questa parte, ovviamente colorandola di nero la andremo a ripristinare. Ok? Andremo a ripristinare la maschera. Ovviamente maschere di livello molto molto utilizzate servono ovviamente per rivelare alcune parti di un livello, sono veramente molto molto usate. Vedete? Ok, perfetto, ottimo. Ovviamente se noi agiamo con il nero su questa parte, se noi agiamo con il nero su questa parte qui ovviamente non succederà niente, ok? Perché ovviamente su qui c'è già la maschera nera, quindi se noi andremo a... già sta agendo il colore nero, diciamo, sotto forma di maschera, quindi non faremo niente. Ovviamente con il bianco invece andremo a scoprire il livello soprastante, ok? Bene, altro caso in cui eliminiamo la maschera di livello, altro caso che ci può capitare, in questo caso una selezione, ok? Se noi andiamo a selezionare, ad esempio con lo strumento di selezione rettangolare, questa parte, possiamo con il tasto destro aggiungi maschera di livello, creare una maschera di livello a selezione. Se noi l'aggiungiamo, vedete che ci ha creato una opacità completa su questa, solo su questa parte, quindi ci ha creato un bianco opacità completa, una maschera bianca opacità completa solo su questa selezione. Qui ovviamente avrà rivelato il livello sottostante. Cosa significa? Significa che se noi andremo ad agire qui con, ovviamente essendo bianca la maschera di livello, qui con il bianco non farà niente. Se andremo fuori dalla selezione, all'interno della selezione, ovviamente essendo una maschera di livello bianco, agiremo con il nero, vedete che andremo a scoprire il livello sottostante, ok? Quindi ripristiniamo la maschera di livello a selezione. Ovviamente se usciamo fuori ovviamente non farà niente, perché ovviamente sarà la maschera agirà solamente sulla selezione, ovviamente. Quindi eliminiamo la maschera di livello ed ecco tornato alla situazione iniziale. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che soprattutto vi sia stato utile. Vi invito a mettere un mi piace, a condividere il video e ad iscrivervi al canale e ad iscrivervi anche alle notifiche in modo da ricevere una notifica quando posterò nuovi video. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!